Bene ragazzi, qui Salti 4 Aero, siamo tornati su Passacate TV, questo nuovo video. Oggi mostrerò come ottenere il metto del Panzer, la nuova mappa zombie di Black Ops 3 del Ryzen Drache. Questo è il metto, oltre che avere una funzione puramente estetica, infatti possiamo vedere proprio una mano di Panzer sopra al nostro personaggio, ha anche una funzione di difesa contro i Panzer, ma l'attacco del lanciafiamme e della scossa elettrica resterà comunque, quindi vi consiglio di stare molto attenti. Nella mappa sono presenti tre pezzi di questa armatura che una volta colpiti quindi si andranno a posizionare in un determinato posto della mappa. Infatti successivamente, se noi andiamo a ricolpire questi pezzi, effettueranno uno scatto proprio come un missile e andranno a disintegrare il Panzer se è nella loro traiettoria. Infatti per ottenere il metto del Panzer servirà a shottare tre Panzer in questi tre punti grazie a questi pezzi dell'armatura, e vi posso garantire che tutto questo non è molto facile, specialmente se lo fate in singolo, perché comunque gli zombie vi chiudono, ecco. Ma comunque il primo pezzo lo possiamo trovare proprio qui sopra alla double tap, nello spawn iniziale vicino al primo drago da affamare. Spariamo un colpo al pezzo, lui si andrà a posizionare nella giusta posizione e poi successivamente spariamo per andare a distruggere il Panzer. Il secondo pezzo dell'armatura lo possiamo trovare praticamente subito dopo il mule kick verso il quick revive, quindi verso la prima stanza. Qui sopra, proprio dentro le caverne, si troverà il secondo pezzo da colpire, quindi colpitelo, e poi successivamente, appena arriverà il Panzer e sarà nella propria traiettoria, andate a ricolpire il pezzo che si è andato a posizionare sopra questa cassa. Il terzo pezzo dell'armatura invece lo possiamo trovare praticamente dentro al castello, proprio vicino all'elettricità e alla stamina. Infatti più avanti possiamo notare che al soffitto ci sarà quest'altro pezzo di armatura, quindi spariamo un colpo sempre con la nostra arma. Vi raccomando, sparate solamente un colpo, perché se ne sparate più di uno praticamente già partirà il razzo e avrete così failato l'easter egg, e quindi dovrete riavviare la partita, quanto ne so. Quindi una volta aver ucciso questi tre Panzer in queste tre posizioni veramente molto scomode, ve lo posso garantire, avremmo ottenuto il nostro elmetto in stile Panzer, cioè in stile mano di Panzer che ci aggrappa la testa, ecco, se così possiamo chiamarlo, ecco. Devo dire che questa cosa era già presente anche su Shadow Evil in versione maschera di Margo, infatti anche lì ci potevamo difendere dal Margo tramite questa maschera, e quindi hanno deciso di riproporci questa maschera, ovviamente in versione Panzer, sulla mappa zombie del Ryzen Drache. Ripeto, questa maschera non la trovo veramente troppo utile da fare, perché comunque comporta l'uccisione di tre Panzer in tre diverse posizioni veramente veramente molto ostiche. Quindi insomma, decidete voi se farlo o meno. Comunque con le scimmie avete un grosso vantaggio, perché potete distrarre gli zombie mentre potete colpire il Panzer e shottarlo direttamente con questo pezzo della sua stessa armatura. Beh, infine devo dire comunque il risultato grafico che ha il personaggio è veramente molto carino, quindi insomma, perché no, qualche volta si potrebbe provare a fare questo easter egg anche in compagnia, ecco. Quindi ragazzi, come al solito, se questo video vi è piaciuto o comunque vi è stato utile, vi invito sempre a lasciare un bel mi piace. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video su easter egg, guide trofei, eccetera eccetera, sempre riguardante comunque la modalità zombie. E quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Bella!